Vivono in un altro mondo, ragazzi. Non è colpa loro, è come il Truman Show. Vivono in questi Truman Show, ridono, vanno, ma la realtà è un'altra. È stato uno dei cavalli di battaglia in campagna elettorale. Adesso, nel pieno dello stallo per la formazione del governo, Grillo lo rilancia. I partiti bloccano il Parlamento impedendo la nascita delle commissioni e producono finzioni attraverso la televisione, un grande fratello di orwelliana memoria. E così facendo svuotano la democrazia. Grillo cita Noam Chomsky, uno degli intellettuali americani di riferimento della galassia No Global. Il Movimento 5 Stelle si prepara a dare battaglia. Assemblea con Grillo in settimana e già domani i deputati chiederanno alla Presidente della Camera Boldrini la discussione della loro proposta di legge che prevede tagli per 42 milioni di euro al bilancio di Montecitorio attraverso la riduzione degli stipendi e delle indennità dei deputati. Per i 5 Stelle è un primo momento di verifica della reale volontà di cambiamento degli altri partiti, a partire dal PD. In un preoccupato editoriale, il settimanale tedesco Der Spiegel, che di recente aveva criticato Grillo, oggi sferza la classe politica italiana. Le commissioni di saggi nascono dall'incapacità dei partiti a formare un governo. Così però si rischia di dare ragione a Grillo.